Martedì 6 agosto. Sto facendo la consegna a Madrid, in Spagna. Se qualcuno non ci crede, sto facendo la consegna a Madrid. Sono in una villa privata, terreno privato, cioè ho fatto 3 km passa di strada sterrata per arrivare a far la consegna. Adesso qua, muletti, non so se ce li hanno, mi sa che dovremmo scaricare tutto a mano e a sfondo, ma vabbè, pazienza. Comunque qui c'è il posto dove devo scaricare e non vi dico il cancello per entrare. Ok, giro in bagno l'ho fatto, mi sono fermato anche a comprare un sandwich che ho messo nel frigo giusto per variare un po' la dieta dalle solite scatolette, che in questi 3 giorni che sono stato fermo qua, insomma, mi mangiavo una scatoletta a mezzogiorno, un hamburger al McDonald's la sera e la mattina, se ne avevo voglia, 4-5 biscotti. Non avevo sforzi da fare, sono stato 3 giorni sdraiato in cuccetta praticamente, quindi a parte quando ho dato una pulita, si fa per dire, al vetro, cioè ci ho provato a dargli una pulita al vetro, veramente. Il risultato però è che ci vuole qualcosa di meglio, non quel prodotto che ho sul camion. Adesso possiamo dire che il viaggio di ritorno è incominciato. I posti di prima corsia. E andiamo, torniamo a prendere il raccordo 2 che poi mi devo fermare a Torremosa, come si chiama l'area di servizio, che lì c'è la mia, la pompa della mia carta carburante. A proposito, questo sulla destra è il circuito di Jarama, se qualcuno ricorda qualcosa. Non è la situazione migliore per fare i giochini con la telecamera. A dopo. Qui stiamo prendendo la R2 per andare verso l'autostrada 2, l'autopista 2, direzione Saragozza. Siamo sempre sulla R2. Sabato ero tanto solo, oggi non è che c'ho molta più compagnia. Adesso quando avremo raggiunto Guadalajara ritorniamo sulla A2 e saliamo sopra, su quell'alto piano che si vede lì di fronte. Bisogna salire lassù per andare verso Saragozza. Just
stato un incidente poco fa. Scusate il network.
autopista dell'Ebro fino a Saragozza, c'era scritto autovia, A2 autovia. Rotonda prendere la prima uscita su autovia del Nord-Este. E da lì vado a Vic e quindi a Girona. Dopodiché rientro in autostrada per prendere l'autostrada per andare al confine francese. Tra 400 metri immettersi nella rotonda. Quando sarò arrivato saranno già passate le 3 ore e con altre 3 ore io ho finito le ore di impegno per oggi. Il giro che mi ha consigliato Marin ieri sera, lui è un camionista spagnolo, prendere la prima uscita su autovia del Nord-Este. Ha detto che è più breve e soprattutto ti tagli via tutta Barcellona e tutto il suo casino. Speriamo sia veramente così. Qua, no? Tenere la sinistra su A2. Girona, da dove posso riprendere l'autostrada per andare
presa che sarà un paio di chilometri. Adesso procedere su C25.